con il Salmo 22 entriamo nella Domenica delle Palme all'ingresso della Settimana Santa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono le parole del mio lamento. Ho ricevuto in questi giorni un libro dall'America, usato. Non si trova in italiano, è un libro vecchio. È un autore spirituale che scrive questo libro. May I hate God. Posso odiare Dio? Non credo sia un caso che non l'ho trovato in italiano. È un libro scandaloso e vero. Siamo stati accusati, noi cristiani, nell'Ottocento e nel Novecento, di aver inventato Dio come illusione per nasconderci la difficoltà del vivere e per consolarci con promesse illusorie di paradiso. Eppure la fede cristiana non è così. Posso odiare Dio? Posso avere sentimenti di astio, rabbia, odio, paura? Chiediamocelo. Li posso esprimere o subito sono considerato da me stesso per primo cattivo? Questi sentimenti in noi esistono, ci sono. La vita può essere dura. Nasconderli dietro a tanto trucco, anche spirituale, non è la via che ci ha indicato il Maestro. È il Verbo incarnato che ci insegna ad essere uomini e sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La fede attraversa e si lascia assorbire anche dai momenti duri e drammatici della vita. Ci entra dentro, li esprime, li legittima, li fa suoi. Solo dopo il Salmo si apre alla lode, alla certezza della presenza di Dio sempre ovunque, nonostante tutto, al di sotto di tutto, perché Dio sostiene tutto. Se lanci un sasso all'oceano, non gli fai male. Così è Dio. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Mio Dio, non star lontano da me. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Mio Dio, non star beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Cerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Mio Dio, non star lontano.
sempre lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Lo tema tutta la discendenza di